Salve a tutti ragazzi, io sono Andrea Mereo, operativi come sempre. Allora ragazzi, devo farvi ascoltare delle dichiarazioni. Sicuramente le avete già ascoltate, ma voglio sapere il vostro punto di vista. Le dichiarazioni sono queste. Non siamo come l'Italia, che andiamo a Svezia, siamo pure menà. Oltre che una squadra dei profughi, ci siamo fatti anche menà e ora stiamo pure andando a casa. Una volta l'Italia menava e vinceva, adesso c'è meno e pianiamo. E che è la differenza tra il calcio italiano? Ha portato tutti i stranieri in Italia, è successo questo, che non c'è più un italiano che mena. Andiamo in Svezia e ci menano. Siamo diventati tutti pariolini. E il calcio italiano è finito, pariolini, usciamo anche da sto mondiale. Per paura, siamo in Svezia, abbiamo avuto paura. Non si può giocare con la paura. Se io vedo la mia squadra che gioca con la paura, io più me ne vado e ci metto un altro più coraggioso, perché può darsi che io gli ho trasmesso paura. Ma veramente abbiamo perso con chi, oh? Oh, stiamo andando fuori dal mondiale, perdiamo tutti, eh? Perdete voi giornalisti, perdiamo noi addetti ai lavori, perde l'Italia. Ci siamo svegliati. Dobbiamo cambiare le regole. Le primavere sono fatte tutte da stranieri, basta! E il calcio è fatto agli italiani, questo è il campionato italiano. Se no, fa il campionato europeo e mondiale. E qui ogni mese ne esce uno, oriundo, mettiamo dentro, va, oh. Ma andate a strappare gli italiani nei campionati di Serie D, di Serie C, e dategli l'opportunità. Vedete quelli come sono. Se noi mettiamo una squadra di Lega Pro contro la Svezia, vincevamo. Vincevamo perché la Svezia vale una squadra di Lega Pro. Di Lega Pro. Per la paura. Quando c'è paura che succede? Che te fai? Autogol. Quando c'hai paura te fai autogol. Quando giochi a paura senza tirare in porta? Oh, ma questi mo ci vanno sta fino a lunedì con sto pensiero che usciamo fuori dal mondiale. Ma è una vergogna, eh? È una vergogna. Molto bene, avete sentito la dichiarazione dell'allenatore della Ternana, quindi lui fa riferimento a due aspetti sostanzialmente. Il punto primo, il punto fondamentale, è quello dei troppi stranieri nel calcio italiano, nelle primavere, e quindi ovviamente questo è il concetto fondamentale che lui prende. C'è poi un riferimento anche al concetto della paura, sostanzialmente, che lui lo mette insieme nel calderone, anche se sembra, almeno dal mio punto di vista, che questo concetto della paura sia una sorta di frecciatina anche a Giampiero Ventura, cioè il fatto che la nazionale sia andata a giocare venerdì la partita contro la Svezia con paura trasmessa direttamente dal nostro commissario tecnico. Questi sono gli aspetti fondamentalmente che possiamo trarre da queste dichiarazioni. Voglio sapere il vostro punto di vista, quindi se siete d'accordo con lui totalmente, in parte, se siete in disaccordo completo, insomma, fatemi sapere la vostra opinione commentando qui sotto il video. Ragazzi, come sempre io vi saluto, vi auguro una buona domenica e ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Ciao ciao!